Siamo in compagnia di Stella Pulpo, ci porta il suo libro C'era una volta il sesso, divagazioni ombelicali per ritrovare il piacere perduto, che parte da una riflessione. Lei ha un account frequentatissimo che su Instagram, che si chiama Memorie di una vagina. Trovate tutto su Pinocchio DJ, il link per acquistare il libro, tutto come sempre. Uno dei capitoli di questo libro che affronta la questione attuale, per cui le ricerche lo confermano, ma anche i messaggi che arrivano banalmente a noi: si fa meno sesso di un tempo per svariati motivi che abbiamo già fin qui lungamente raccontato, ma poi ritroverete tutto eventualmente nel podcast della puntata. Tra queste cose di cambiamenti culturali intorno al sesso c'è quello del sexting. Il sexting, riporto la definizione, comportamento sessuale che prevede lo scambio di contenuto erotico di natura testuale, fotografico, video tra due persone. Cioè te ti fai video e ti fai le foto e le mandi all'altra persona. E ti scrivi. E ti scrivi. Esatto. E questo va da matti. Va moltissimo, anche tra gli insospettabili. Poi va detto che in realtà internet, dal momento in cui ha smesso di essere uno strumento militare ed è diventato uno strumento civile, è sempre stato un mezzo usato per cercare nuovi partner sessuali, per sperimentare nuove forme di comportamento sessuale. Chiaro che nel momento in cui tutti quanti abbiamo iniziato a disporre di uno smartphone che ci dà la possibilità di scattare foto e girare video, diciamo che il comportamento si è diffuso ancora di più a macchia d'olio, con dei rischi come qualsiasi comportamento che chiaramente si possono limitare in base al grado di consapevolezza e di accortezza di chi lo pratica. Ma la cosa interessante che ci interessa appunto è che è estremamente diffuso questo comportamento. Sì. Tra chiunque, fondamentalmente, anche tra un sacco di persone che magari pensavano no, ma queste cose no, io non le farò mai, non ne capisco il senso, eccetera eccetera, e poi inspiegabilmente, sorprendentemente, si ritrovano a scriversi sconcezze con qualcuno e trarne del beneficio in qualche modo. Secondo te, relativamente a quest'era, sì, a questo momento storico, perché questa cosa funziona tanto, perché è tanto diffusa? Funziona tanto, secondo me, perché davvero da un lato la percepiamo come meno compromettente di incontrare, meno compromettente e meno faticosa di incontrare davvero qualcuno, di mettersi in gioco con tutto il corpo e con tutti i significati che i nostri corpi portano, e di procurarci in ogni modo una sorta di suggestione erotica, perché poi può essere eccitante scriversi certe cose, mandarsi delle foto. Il sexting non è necessario, cioè a parte che io poi ne parlo senza, non mi interessa dire se è un bene o un male, perché non è il tuo ruolo, esatto. Certo, però è dentro l'analisi di questa, di questo momento storico dal punto di vista della sessualità. Esatto. È anche comodo, cioè un mezzo che non c'era prima, cioè nel senso, non devi prepararti, agghindarti per aspettare la persona che arriva. Tu mandi una foto di quando sei in forma, poi magari sei tornato dal lavoro, inquadri solo quello che vuoi inquadrare. Cioè, è un modo in cui ottieni al minimo sforzo il massimo risultato per quello che può essere l'unico risultato che ti può dare, perché ovviamente di scambio vero ce n'è poco, però c'è il reciproco pagamento di un desiderio momentaneo. Esatto, e davvero ci dà l'impressione di eccitarci reciprocamente, magari a chilometri di distanza, senza vedersi, senza toccarsi, che è da un lato una cosa interessante, perché poi si può può anche alimentare l'attivazione carnale. Dall'altro lato però diciamo che in alcune situazioni magari diventa, il sex diventa quasi vicario del sesso vero, e magari lì diventa un po' problematico, perché si trasforma in una sorta di rifugio dall'interazione reale tra esseri umani, che quando si parla di sesso, quando si parla di erotismo, diciamo è qualcosa che avrebbe bisogno del coinvolgimento del corpo, perché poi vero attrazione è che un tempo una cosa del genere, siccome non si consuma niente, non ci si vede, non ci si incontra, non poteva essere considerato tradimento, ma oggi lo è.